Eccoci qui amici di Rete 8, prontissimi anche oggi con una nuova ricetta a cura del nostro chef Sabatino Lattanzi. Allora, la seconda ricetta sarà un carpaccio di filetto con del caciocavallo, che è una crema di caciocavallo, sì, e della verza fritta, quindi una ricetta molto minimal, un piccolo condimento con della paprika, sale, pepe, olio nostro filetto. Però tanto gusto, eh. Molto gustoso, molto apprezzato dai nostri clienti, uno dei nostri piatti che ci sta dando molte soddisfazioni in questo ultimo periodo. Ma devo dire che secondo me questo è un piatto che mette un po' a tutti d'accordo, perché il filetto di manzo, giusto? Filetto di manzo, sì. Filetto di manzo secondo me è un taglio di carne, un tipo di carne che piace un po' a tutti. Beh sì, diciamo che è anche un po' quello che si presta di più per i carpacci, i tartar, perché non è nervoso, non è grasso, quindi molto magro, molto pulito, sì, come assolutamente carne. Poi la paprika mi piace tantissimo. E questo ci fa piacere. E anche il caciocavallo. Ormai la paprika diciamo che piace un po' a tutti, è entrata nel nostro gusto mediterraneo quasi. Sì, la paprika. È vero, quindi, è vero. È entrata proprio a far parte anche della nostra tradizione. Io culinare. Lo vedo pure a casa con la mia ragazza, lei ormai pure lei usa paprika ovunque. Sì. Ieri voleva fare due o tre cose con la paprika. Che ha fatto? Raccontaci. No, la prima voleva fare una pasta con verza e salsiccia, ho detto perché non ci mettiamo un po' di paprika? Ho detto no, la paprika no. Secondo me poi, ci sta bene. Ieri no? Sera ho fatto questo petto di pollo marinato con la paprika e arancio. Eh sì, anche perché il petto di pollo, dai, non è che abbia questo gran sapore. Ma infatti gli ha dato questa marinatura, l'ha fatto marinare tutta la giornata, poi ieri sera. Brava, con un maestro del genere non potrebbe essere diversamente. Ma però le idee sono tutte sue, io è autonomo. Non le condivido ogni tanto. Però. Donna Sabatino, arrenditi! No, non mi arrenderò mai. Piuttosto litigo ogni tanto. Questo mantiene vivo l'amore, è importante anche il litigare, secondo me. Allora, iniziamo, intanto accendiamo l'olio. Sì. Olio di semi di girasole. Ok, e questo ci servirà per andare a fare la nostra verza fritta? Verza fritta, sì, una cosa che non troviamo spesso sulle nostre tavole, sono ma curiosa. Molto semplice. Sì, perché noi comunque la mangiamo sempre stufata, lessata, sì, stufata. C'è chi fa magari cruda, insalata, si inizia già a vedere qualcosina, ma infatti, fritta no. Insolita. Devo dire che è la prima volta che mi capita di vederla, ma in questa settimana io sono stata in vostra compagnia, mi avete preparato veramente tante cose che mi hanno proprio stupita e che solitamente non mi capita insomma di trovare, soprattutto il pesce di lago, è stata una bella scoperta. Questo a noi ci fa piacere perché comunque c'è tanta ricerca in quello che facciamo. Si vede proprio. Allora, battiamo un po' il nostro filetto. C'è anche un'altra cosa, tanta passione, si vede proprio. Passione, ce la mettiamo, cioè quello che abbiamo lo cerchiamo di trasmettere sui nostri piatti. È importantissima questa cosa, senza passione non si può fare niente secondo me. Ok, abbiamo battuto, quindi abbiamo rotto un po' tutte le fibre della nostra questo carne. Questo serve per ammorbidire la carne. Sì, questo ammorbidisce molto la carne. Allora, io vedo un attimo la temperatura dell'olio, lo faccio in maniera casalinga con un pizzichino di farina. Un po' di farina. Ancora non è ora. Quindi posso passare a condire. Allora, facciamo paprika. A te piacciono tanto i carpacci, vero? Sì, io anche a me. Piacciono molto le cose che non devi giocarci troppo con coltello e forchetta. Qui tagli, metti in bocca e mischi subito i sapori. Anch'io, questa è una cosa che piace anche a me, sai. E devo dire che ho imparato a apprezzarli poi in età adulta, nel senso che prima carpacci così non ero tanto amante, invece poi ho scoperto che sono veramente gustosissimi. E che a me piace quasi tutto crudo ormai, purtroppo sono entrato in questa concezione che più le cose sono crude più mi piacciono. Meno le tocchiamo e più sono buone. Sì, meno le distruggiamo, magari le condiamo bene, sì, ma poi con i prodotti che abbiamo noi. Senza fare cotture lunghissime, cose di questo genere. Esatto. Soprattutto sulle carni buone, locali, è più che sufficiente questo. Abbiamo una materia prima talmente eccellente noi qui in Abruzzo, io lo dico sempre, è veramente ci possiamo permettere di fare anche questo, perché la materia prima è fondamentale, non si può mai pensare di fare un buon piatto senza una materia prima eccellente. No, questo per noi è la base, poi tutti quelli che fanno
un lavoro, diciamo, di qualità tra virgolette, partono sempre da una buona materia prima. Poi il resto sta a noi, non rovinare quella buona materia prima, già abbiamo fatto il 50% dell'opera. Infatti. Perché poi si può anche avere, ecco, questo è un altro inconveniente che può accadere, si può anche avere un'ottima materia prima e poi andare a rovinarla con magari una cottura sbagliata o... Sì, quante fettine vediamo dentro casa, super cotte, arricciatissime, non si mangiano, diventano gommose perché abbiamo cotto tantissimo quel pezzo di carne che non è più commestibile quasi. Esatto, no, si fa proprio fatica a deglutirlo. Sì. Allora, l'olio è arrivato. Sì. Adesso questo farà un po' di rumore perché purtroppo la laviamo, l'acqua a contatto con l'olio farà tutto questo casino, schizzerà un pochettino. Ci deve fare però. Noi facciamo un po' di attenzione. Sì, deve fare proprio così. Adesso la disponiamo su della carta paglia, la facciamo asciugare per bene. Vedi come assume tutti questi colori un po' autunnali, un po'. Ha un bel profumo, sembra sì, esatto, sembra una foglia autunnale. È proprio vero. Allora, qui impiattiamo facilmente, perché la crema di caciocavallo, come vi ho detto prima, qui si fanno 50 grammi di caciocavallo, 50 grammi di acqua e 50 grammi di latte. Okay. Si frullano e si mettono alla base. Ok. Ma bisogna farlo sciogliere il caciocavallo prima? No, no, è quindi meglio fare tutto a freddo, altrimenti faremo I fili. I fili, esattamente. Okay. Perché se superiamo i 50 gradi il nostro formaggio filerà. Ok. E per ultimo a coprire tutto. Cerchiamo di nascondere la carne. È una scoperta praticamente. Fare. Sì, questo deve sembrare quasi un piatto vegetariano, che poi non lo è, inganna un po' l'occhio. E un pizzichino di sale. Che bello, quanto profuma questa verza fritta. Arriva un odore veramente tanto intenso. Ecco qua. E ci siamo, che bello. Wow, anche facile facile. Carpaccio, sì, carpaccio di filetto, caciocavallo e verza fritta. Ah, questo è veramente un piatto che potete rifare a casa, mi raccomando, provate perché è veramente facile. Non c'è bisogno di avere uno strumento particolare, non ci sono tecniche difficili. Sono quattro ingredienti messi insieme, assemblati. Però devo dire, dal gusto veramente ottimo. Messi insieme ad hoc, non messi insieme casualmente, quindi veramente Sabatino, grazie. Grazie a voi. Grazie per averci ospitato. Complimenti per il bel lavoro che fai, per i tuoi ragazzi che abbiamo conosciuto nel corso di queste puntate. E che dire, noi torneremo presto a disturbarti. Ma mi fa piacere, fa piacere anche ai ragazzi che venite. Grazie ancora e voi continuate a seguirci. Io vi aspetto tutti i giorni su Rete 8 con i grandi chef abruzzesi. A domani. Le spezie sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità per il loro profumo, il loro sapore, la loro capacità di prolungare conservazione dei cibi e anche per il prestigio che davano a chi poteva permettersi di averli. Oggi è il modo di poter ridurre il consumo del sale e anche dei condimenti.